Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, sto a casa dei genitori di Giorgiana, che oggi vi faccio vedere come si radia la macchina in Romania. Ovviamente non ve la posso vedere come si immatricola, ma è la stessa cosa, vi spiegherò comunque sia. Quindi andiamo da qui. Sono venuto al paese che sta a 27 km da Bucarest. Ci vestiamo e andiamo a Giurgiu. Quindi adesso siamo a Comana, questa località e queste cose qua. Andiamo, ma poi qua ve lo illustro un'altra volta. Quindi, qual è il discorso dell'immatricolazione della radiazione in Romania? Per immatricolare la macchina, qui non ci stanno le agenzie tipo l'autoscuole, ma devi andare per forza alla polizia in generale e ci sta proprio l'ufficio delle immatricolazioni, delle radiazioni e via dicendo. Ovviamente adesso col Covid bisogna fare sempre tutti appuntamenti. Io ho aspettato 2 mesi, ho aspettato per fare la radiazione, che ho venduto un BMW 30 dell'83 coupé a un amichetto, chi se ne intende lo sa che macchinuccia che è, motore 2003, 150 cavalli, è il primo, diciamo, dei modelli che uscì, che dopo uscì, diciamo, il 2,5 con 170 cavalli. Per fare la radiazione non costa niente, mentre in Italia costa, vabbè, dipende da dove vai, se vai alla motorizzazione giustamente ti costa il minimo. Se vai in agenzia ti costa dai 100 euro ai 140 euro, dipende insomma, ok? Poi che cosa c'è qui? Qui si paga il bollo in base alla cilindrata, non è come in Italia che si paga in base ai kilowatt. Macchina fino a 2000 paghi 186, che sarebbero 35 euro, ok? Dobbiamo fare sempre il calcolo 180 diviso 4, 8, ok, perché questo è il cambio, 1,4 euro lei. Se superi i 2000, quindi dal 2000 fino al 2005, paghi una cifra come 200 euro all'anno. Se vai dai 2005 ai 3000, paghi non lo so, 400 euro all'anno. E se vai dai 3000 ai 4000, 3005, vabbè, poi 3005, 4000, insomma, e così via, paghi 1000 euro all'anno. Per quanto riguarda quindi l'autostrada, si paga una tassa annua di 30 euro, 120-130 lei, e tu vai dove vuoi, in tutta la Romania. Profitti dell'autostrada, vai senza problemi, ovviamente perché qui ogni tanto c'è la telecamera e il sistema ti riconosce dalla targa che ce l'hai comprata oppure no. Per quanto riguarda l'assicurazione, per esempio io della Turan pago 500 lei all'anno, 550 sarebbero 110 euro. Adesso perché andiamo a Giurgiu e non andiamo a Bucarest, visto che io sto a Bucarest? Perché io ho la residenza a Comana, che sta a 27 km da Bucarest e fa parte della regione di Giurgiu, cioè proprio all'entrata al limite. La cosa bella qual è? È che comunque sia c'è meno gente, è più tranquilla, quindi certo è un paesino. Giurgiu in poche parole è una cittadina piccola, non so, 60.000 abitanti, una cosa del genere, che confina con la Bulgaria, con un'altra città russa in Bulgaria si chiama, lì c'è il confine, si passa il Danubio, il ponte sul Danubio e arrivi diretto in Bulgaria. Altre cose, ragazzacci, che vi posso dire? Niente, questo è uno spettacolo, bellissima giornata pure oggi, anche se c'è la nebbia. E poi ecco i numeri, vedete? Poi vi spiegherò anche i numeri. Urs vuol dire orsetto in rumeno, ursulez, orsetto, che sarebbe la... Così si chiama tutte le BMW E30, e Pissica, che sarebbe il gattino, si chiamano tutte le BMW E36. E poi GR sta per Giurgiu, comune di Giurgiu. Come in Italia ci abbiamo la parte lì di destra con scritto Roma, MI Milano, TO Torino,
NA Napoli e via dicendo. Qui ci stanno le prime due, diciamo, lettere, sono le iniziali della regione di immatricolazione. E quindi questo, ragazzi, voi che mi dite, tutto bene? Va bene, dai, allora non vi rubo altro tempo, andiamo. Intanto vi faccio vedere, pure se le strade sono così, niente buche, ragazzi, guardate che spettacolo, niente buche. La prossima volta ve lo farò vedere senza nebbia, perché comunque, cioè, che ore sono? No, vabbè, sono le 8:30. Questa è la, diciamo, la superstrada per Giorgio, quindi da Bucarest a Giorgio, così è la strada. Due corsie, senza lo spartitraffico, pericolosissimo, quasi tutta dritta sta strada per andare a Giorgio. Arrivati a Giorgio, quindi come vedete lì centro, e a sinistra si va a Ruse, in Bulgaria, alla frontiera, invece noi andiamo nella cittadina. Ciao Giorgio, ciao, buongiorno. Quindi così è, ragazzoni, guardate le strade, neanche una buca, ragazzi, neanche una buca. Mo guarda, la voglio far vedere così, quello che vedete sui tombini, ma non c'è una buca, tutto pulito, guardate il bordo della strada, tutto pulito, guardate qua i pedoni, sempre attenti che levano le patenti come dei matti. Ecco qua, vedete che cittadina tranquilla, molto pulita. Tiè, guardate questi che puliscono, ragazzi, cioè, ma questi che si sta a pulì qua? Cioè, le cicche sul bordo della strada? Cioè, sta a pulire i sassolini? Questo è quello che volevo dire, stanno ovunque, stanno ovunque. Il semaforo con il cronometro, vedete? Qua abbiamo la via, penso sia la via centrale di Giorgio, dove ci stanno questi localetti, ristoranti, pub, cocktail bar e via dicendo. Ah, per quelli che comunque sia magari si pensassero, sì, sono io dell'applicazione My Offer, sono io il ragazzetto che si girava tutti i locali, per chi si ricordasse di me. Saluto a tutti. Oh, siamo arrivati, siamo arrivati alla polizia, quindi adesso qui passiamo col giallo, vai. Dobbiamo parcheggiarci bene ed ora vi spiego anche il perché. Quindi, vedete come sono parcheggiate le macchine? Tutte qua, questo verso qua, qui c'è la linea continua e quell'altra nell'altro verso. E ora vi spiego una cosa. Il fatto che comunque non c'era posto, arrivando da lì, qui c'è la linea continua, come vedete, no? E sono entrato qui, mi sono parcheggiato qui. Che ha fatto? Qualcuno dal finestrino lì mi ha visto che mi sono parcheggiato per così, quindi contromano, diciamo. E quando ha chiamato una pattuglia che si mettesse lì dietro a quella macchina, e quando sono uscito, che ho fatto? Destra. E ho sorpassato la linea continua, ho fatto a sinistra. Il poliziotto è uscito lì, si è messo sulla destra, ha fatto alt, io mi sono fermato tutto contento, c'avevo tutti i documenti, avevo immatricolato l'altra macchina, l'assicurazione fatta per un anno, tutto, bollo, autostrada pagato. Questo mi fa: buongiorno, documenti, guardi, le leviamo la patente per 3 mesi e multa 500 lei, quindi 100 euro perché hai sorpassato la linea continua. Ma mi è salita una sangue al cervello allucinante. Oh, non c'è stato verso per convincerlo che mi doveva perdonare o cose del genere. Quindi 3 mesi senza patente sono stato e mi hanno levato pure la cosa, mi hanno levato. E mi hanno levato pure 100 euro. Comunque, allora, questi sono i gabbiotti che ti preparano i documenti. Buongiorno. Buona divinanza. Attenzione, trebuie vamos un attimo pentru facce radiale, da che un programmale non hanno ciumate. E quindi, ragazzi, dentro sti gabbiotti vi preparano i documenti e poi si va alla polizia. Mo vediamo lì se ci fanno bollettino, da. Prego, bollettino, ahí.
Gata? Da, eu cât avem atunci pentru asta? 20 de lei, dar stai un pic. Vedete le ragazzette molto gentili. 4 euro per i documenti e abbiamo risolto. Oh, mo andiamo qua. Vedete la polizia qui? Com'è? E qui si va a immatricolare la macchina. Ecco qua, qui c'è l'entrata. Dobbiamo aspettare. Oh, vedete ragazzuoli? Qui ci sono gli ufficetti. Qui. O qui. No. Dobbiamo andare lì. Quindi siamo in fila e aspettiamo ragazzuoli. Che spettacolo. E immagino che ci siano le targhe radiate. Cioè le targhe le prendi, le butte qui fuori, non le tocca nessuno. Quindi è lì invece è la fila per le patenti. Ed eccoci qua ragazzi, alla fine non abbiamo risolto niente. Quindi qua ci abbiamo i documenti, si è preso le targhe ma gli manca un timbro sul documento. Quindi mo me devo tornare al comune di nuovo di dove sto io a Comana e farmi prolungare questo timbro, secondo lui che valeva un mese. Ma se l'appuntamento con la polizia dura 2 mesi, cioè, ma come cazzo fai? È logico che scade la cosa, cioè, che devo fare? Ogni volta che scade, se erano 3 mesi, che devo fare? Devo andare 3 volte a farmi mettere il timbro? Ma comunque, vabbè, va, torniamo là. Quindi dobbiamo andare a Comana adesso, va bene? Dai. Che cazzo, quindi non è solo in Italia questi problemi che te mandano lì. Comunque la Romania è proprio, è vero proprio, eh. Non c'è niente da fare, sempre che qualcosa che manca, oh. Comunque andiamo, va. Dobbiamo andare a fare sto team, a perdere altro tempo. Pensavo che potevo fare altre cose, invece no. E invece no, sempre qualche rogna devono trovare. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati al comune di Comana, 30 km da Bucarest. Lì c'è un bellissimo parco che poi vi farò vedere magari un weekend di questi. E poi guardate, qui c'è l'asilo, guardate che bello, e lì c'è la scuola elementare. Guardate che bello, tutto pulito, guardate, Romania, guardate che bello, nessuna cicca, tutto bello pulito, il giardinetto tutto nuovo. E lì invece ci abbiamo il comune e andiamo a farci fare questo timbro. Vediamo un po', tutti che aspettano composti. Eccoci qui, qui ci abbiamo qualcuno. Guarda, sono arrivato, ho risolto subito, niente fila, vuoto. Oh. Si sta una bomba comunque, raga. Eccolo ragazzi, siamo rientrati a Bucarest. Eccolo qua, vi faccio vedere l'entrata com'è. Qua abbiamo Dedeman, sarebbe il Leroy Merlin rumeno, i fratelli Dedeman. Quindi questo è. Ecco, sono arrivati i ragazzi, gli andiamo a dare i documenti. Eccoli qui. Eccoli ragazzetti, ecco i documenti. A questa io ho venduto la macchina. Quindi vengono con questa, vedete? E mo se ne vanno. Non sto ma c'è guappa, guappa, no? Mara. No, c'ero Cossini, E quindi se ne vanno ragazzoli. Ciao! A posto così. Quindi la macchina gliel'ho venduta a dicembre e se la sono presa e poi sono venuti a prendersi i documenti. Dovevo aspettare 2 mesi per fare i documenti. Ecco qua raga, andiamo a comprare il pane. Vediamo un po', questo vende la cipolletta. Se può a te? È una vostra? Chi c'ha la cipolletta? Un fier de ciapa, che te? Un leo. Un leo? Un leo, quindi sarebbero 20 centesimi. Consumo espromos.
Sarmona? Che facet? Ecco la puinica, la signora qui. Che sai da pecetta? Un leo. Ai ci domni, dice. Bina, stai. Che? Prea mult? Nu? E puțin, nu? Nu știi de ce? Pentru că ambreza de la țara, de la Breila. E trufanda? Da, și bag cu ceapica, înțelege ce zic? Mamă, merge, mai bine mănânci apă roșie decât asta. Da? Asta n-a niciun gust, mai asta dice, questa dice che non c'ha nessun, nessun sapore, ma secondo me c'è l'altro sapore. Ce-ți da? Hai, vero, integral alla mare, ieri mi-a dat alea de 4 lei, nu, uno mai bun. Uno de... la 3,50. Nu, era mai uno, nu mai am, mare. N-am. N-aveți? Știu ce ți-a dat, nu am. Da, foarte bun. Sì. Atunci ala. La 3,50, doar ala avem, da? Atât. Quindi qua ci abbiamo il pane 70 centesimi, 60 centesimi. Vediamo un po', va. Mulțumesc, grazie. Mettiamo pure, cosa sai, vedete che c'è, mettiamo pure. No, vada un po' no? E udo ciapa. Ah, sei incazzata. Vai. Dice non la mettere udo dentro al pane. Ok, vai, grazie tu. Cara. Mulțumesc frumos. Sanatate, la rivedete. La si buona, la rivedete. Eccoci qua, raga. Quindi, vi saluto. Mo me ne vado a casa, niente, sto telefono pure ha rotto le palle, non lo so, certe volte non registra, devo riregistrare e cose, comunque. Seguitemi campanellina perché adesso non è anche l'inizio, quindi ne vedrete delle belle ogni 3-4 giorni il video, veramente. Vi do un abbraccio e vi auguro una bellissima giornata. Ciao, al prossimo video.